Venerdì 18 ottobre, venerdì della 28ª settimana del tempo ordinario, dal Vangelo secondo Luca. Dopo questi fatti, il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio». Quando le mamme mandano i figli a fare la spesa, consegnano loro una lista molto chiara e spesso aggiungono anche alcune indicazioni che sembrano semplicissime, ma arrivati al supermercato inevitabilmente si dimenticano. Così è anche la missione che ci consegna il Vangelo di oggi. Gesù è molto chiaro, dà le indicazioni, ci avverte sui problemi, ci mostra gli scenari che ci attendono, ci spiega anche cosa dire. Però poi, nel dover mettere in pratica le sue parole, a volte ci si ritrova spaesati. Non sempre siamo in grado di rimanere fedeli al suo insegnamento. Non sempre riusciamo ad essere coerenti con ciò che crediamo. Il Signore ci mette di fronte a un compito arduo, quello di testimoniare a tutti la bellezza di essere cristiani, anche in mezzo alle difficoltà di questo tempo che viviamo, anche in mezzo alle contraddizioni che personalmente viviamo, nella nostra volontà di operare secondo il bene e nella nostra difficoltà a compierlo davvero. Il Signore è pronto ogni giorno a stare con noi e a fornirci nuove indicazioni perché ci ama. Ascoltare la parola ogni giorno può aiutare veramente a piantare dentro di noi parole di bene e ad alimentare il nostro desiderio di santità. Nella Scrittura troviamo tutto quello che ci serve, è vero, ma ci vuole tempo e costanza per far penetrare nel nostro animo quello che il Signore ci chiede, per fare della parola una luce stabile della nostra vita, da testimoniare attraverso i nostri gesti. Alta Frequenza è un podcast dell'Azione Cattolica Italiana, realizzato dai giovani per i giovani, per accompagnare quotidianamente la preghiera personale attraverso la meditazione della parola di Dio. Alta Frequenza è prodotto dalla Fondazione Apostolica Mactuositatem. La voce, la sigla, la supervisione del suono e della musica sono di Senape Productions.